I contaminanti organici persistenti sono sostanze le cui molecole si degradano in tempi estremamente lunghi e che per questo si possono ritrovare anche a distanza di mesi o di anni nei tessuti degli organismi che le hanno accumulate. Per la maggior parte sono molecole organiche, composte cioè principalmente da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno, molto simili alle molecole che costituiscono i tessuti degli esseri viventi. La sostanza più nota appartenente a questo gruppo è il DDT, un pesticida di sintesi che è stato usato in passato in grandi quantità. Negli anni 70, una naturalista statunitense mise in relazione la moria di alcuni uccelli nel suo paese con la persistenza ambientale e la bioaccumulabilità di questo pesticida. Nonostante il suo impiego sia stato vietato dagli anni 70, le principali normative ambientali e sanitarie richiedono ancora agli enti di controllo di verificare la presenza di questa sostanza nei tessuti dei pesci, che spesso viene ancora ritrovata.